Benvenuta a questo nuovo appuntamento con la rete Donne Transfemminista, i nostri laboratori online. Oggi è una giornata per noi molto importante perché è la vigilia di una giornata importante. Domani è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e noi abbiamo deciso di prepararci a questo appuntamento che per noi ha un grande valore con questa serata che ha un titolo anche piuttosto come dire, evocativo che è vo volere o violare. Io voglio ringraziare subito la professoressa Giovanna Vingelli per aver accettato il nostro invito prontamente. Grazie. Grazie Per noi è davvero un onore, abbiamo pensato a lei da un bel po' di tempo e quindi non vedevamo l'ora di poterla incontrare e sono contenta anche di aver condiviso, diciamo, questo spazio di elaborazione con le compagne di Non Una di Meno Siena e tra pochissimo presenterò Albalisa Sampieri, Rossella Zuffa e Sara Romano che si occuperanno appunto di conversare con la professoressa Vingelli. Vi ricordo le solite regole un po' noiose che dobbiamo però darci per la fluidità della conversazione. I microfoni, se potete, lasciamoli chiusi fino al momento in cui ci sarà poi un dibattito, la possibilità di utilizzare la chat per fare domande, prendere parola, scrivere osservazioni. E ovviamente stiamo registrando, sapete che domani tutto questo sarà online nella playlist della nostra rete Donne Transfemminista sul canale YouTube di Arcigay, quindi se non volete comparire dovete silenziare anche, oscurare anche il video. Detto questo, auguro un buon lavoro e un buon proseguimento a tutte noi, perché so che i temi ci suggeriranno tante domande, tante curiosità e passo la parola ad Albalisa Sampieri che fa la padrona di casa perché è a casa sua ormai. Grazie Natascia, mi sentite? Assolutamente sì. Benissimo. Allora, buonasera, io do il mio benvenuto a chi ha scelto di essere qui con noi stasera e dirò poche parole di introduzione al tema per poi lasciare spazio alle mie compagne di Non Una di Meno, Siena, Rossella e Sara, che dialogheranno con la professoressa Giovanna Vingelli, alla quale va il mio personale ringraziamento ed il mio benvenuto. E dunque, fuori da intenti celebrativi che certamente non ci appartengono, va detto innanzitutto che per contrastare la violenza maschile contro le donne e farla uscire da una pericolosa normalità, occorre per prima cosa riconoscerla, che cosa non del tutto scontata. Per questo voglio innanzitutto ricordare che le violenze contro le donne e i corpi femminilizzati sono la struttura portante dell'ordine patriarcale che ha posto come normativa l'eterosessualità. Stiamo parlando di un fenomeno sistemico che appartiene a tutte le culture e che si manifesta a tutte le latitudini e che in quanto tale non si risolve solo con le leggi, ma con pratiche politiche adeguate al suo duraturo radicamento nelle esperienze dei singoli e delle comunità, perché sconfiggere la violenza richiede tenacia, richiede persistenza, richiede creatività, coraggio, forza ed abilità e richiede soprattutto la capacità di mettere a tema quella che è la relazione uomo-donna, una relazione segnata da un forte squilibrio di potere. E va fatto partendo da tutto ciò che è stato confinato fuori dalla sfera pubblica, ovvero la maternità, la sessualità, il corpo, perché è proprio lì, è proprio nell'intimità che è avvenuta l'espropriazione più radicale, più profonda e più duratura dell'esistenza femminile. Oggi sappiamo che chi agisce la violenza non ha il volto dello sconosciuto o dello straniero come vorrebbero farci credere, eh? Oggi sappiamo che chi agisce violenza siede alla nostra stessa tavola, dorme nel nostro stesso letto. E così l'offesa perde i suoi contorni, è più difficile riconoscerle, è più difficile opporsi, perché trova comprensione, produce adattamenti, anche resistenze sotterranee e a livello di collettività produce una grande mancanza di assunzione di responsabilità sociale.
Quindi la violenza è il risultato di relazioni basate su dominio e disuguaglianza, nonché di giustificazioni culturali, religiose, economiche, politiche, che noi diamo a queste relazioni sociali. Quindi non si tratta solo del desiderio di un marito di controllare la moglie o di un padre di controllare la figlia. Si tratta del modo in cui, come società umana, noi costruiamo le relazioni tra le persone all'interno o all'esterno delle famiglie. Tutto questo io voglio ricordare che è stato portato alla luce dal femminismo, che a partire dagli anni 70 ha parlato di violenza invisibile, ovvero di tutto ciò di invisibile che passa nella formazione degli individui, una visione del mondo che non poteva non venire dall'unico soggetto che ha avuto parola e potere di farlo nel corso della storia, cioè la comunità storica degli uomini, che ha costruito cultura e linguaggio. Ciò che invece è rimasto in ombra, e questo è importante sottolinearlo, e continua ad essere in ombra, è l'intreccio perverso tra amore e violenza, perché troppo spesso ci dimentichiamo che le donne, non tutte, ma molte purtroppo, hanno fatto propri proprio quella cultura e quel linguaggio. Li hanno interiorizzati, tant'è che oggi si dice anche che la vittima parla stesso la lingua dell'aggressore. Quindi in questi intrecci complicati, complessi, che fanno parte della storia millenaria degli uomini e delle donne, capite bene quanto sia difficile orientarci e fare un lavoro di effettivo contrasto della violenza. Quindi resta ancora molto difficile, soprattutto quando questa violenza si presenta nell'esperienza quotidiana di ogni donna, ma anche di ogni uomo che usa la violenza contro quella donna. Per alcune relazioni è una forma di vita. È normale, è una volta sola, passa, invece no, non passa se non si rompe la rete di complicità che la sostiene. E allora io per finire, per lasciare la parola alla nostra ospite, a Rossella e Sara, vorrei che ripartissimo da noi, dalla tentazione alla complicità verso le tante forme di sottomissione e di dominio che attraversano le relazioni. Vorrei che ripartissimo dall'ambiguità di un amore eternamente oblativo e sacrificale, dalla paura della solitudine, dal modo in cui cresciamo i figli, consentendo loro di divenire adulti capaci di accettare la propria vulnerabilità. Vulnerabilità che in tutti i rapporti di amore segna l'esposizione all'altro o all'altra. Un amore che non vogliamo più vedere evocato per coprire la sopraffazione, l'abuso e l'annientamento. E allora, se i numeri della violenza sembrano dire che il mondo non è pronto ad accogliere lo spazio della nostra libertà, noi qui dovremmo invece dire che è arrivato il tempo. Io dico che grazie al femminismo le nostre vite sono cambiate in modo imparagonabile, di generazione in generazione, questo mi piace sottolinearlo. Abbiamo conquistato lo spazio della scelta nella nostra vita affettiva, nella sessualità, nel lavoro, nella maternità. Scegliamo e continueremo a scegliere. E questa scelta, di cui dobbiamo andare orgogliose perché è fatta di contrasto, di disobbedienza, di ribellione, di resistenza, ecco, questa scelta per me è già politica. Noi oggi stiamo facendo una bella politica. Io mi fermo qui e passo appunto la parola per iniziare sul serio a Sara e a Rossella. Grazie. Grazie Alba. Buonasera a tutte, tutti e tutto. Innanzitutto vogliamo dare il benvenuto alla professoressa Giovanna Vingelli, che è ricercatrice di sociologia generale al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, ed è una donna che ha
nel suo curriculum studi di genere e un'analisi sul gender mainstream e soprattutto sui bilanci di genere. Ha fatto moltissime conferenze, ha partecipato a moltissime conferenze, ha pubblicato numerosi saggi e per noi è un onore naturalmente parlare delle nostre in questo momento di che cos'è appunto la violenza e che cos'è in questo momento anche il rapporto con la lingua e con i media e la comunicazione dei media. Natasha, se vuoi mandare la prima slide, così illustriamo la piramide della violenza. La violenza, come ha detto Alba, è un fenomeno sociale, storico e culturale legato alla disparità di potere all'interno delle relazioni sessuate. E attraverso appunto gli stereotipi, le rappresentazioni e le convenzioni sociali che riguarda tutti e tutto. La violenza è appunto una piramide dove alla base abbiamo naturalmente il linguaggio, gli stereotipi e poi naturalmente questa piramide si aggrava sempre di più, si protrae verso quello che sono le minacce, gli insulti, per arrivare poi al culmine della piramide che è appunto il femminicidio. Possiamo anche passare alla slide numero 2. E qui abbiamo appunto la nozione di violenza di genere che costituisce il concetto chiave che è stata naturalmente recepita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota appunto a tutti come Convenzione di Istanbul. La violenza maschile contro le donne comprende tutti quei comportamenti che ledono o danneggiano il corpo della donna, la sua sessualità, la sua identità, la sua autostima, la sua autonomia economica, la sua spiritualità. Tuttavia, la violenza ha mille facce e mille forme. Abbiamo quindi, come sappiamo, una violenza emotiva che parte dagli insulti, dalle umiliazioni, dalle critiche che possono distruggere appunto la stima verso di sé, associata ad altri tipi di abusi e spesso precede la violenza fisica. Poi abbiamo la violenza psicologica che è anche invisibile, sottesa, intimidazioni, minacce e comportamenti che incutono paura alle donne e possono perseverare nel tempo e compromettere la sicurezza in se stesse e negli altri. La violenza sessuale ecco, qui abbiamo l'abuso, la molestia, lo stupro, i contatti anche fisici non graditi e le umiliazioni, qualsiasi situazione in cui la donna è costretta a partecipare. E poi la violenza economica, cioè la mancanza di accesso al denaro, al lavoro, con il sentimento di fallimento e di dipendenza che a volte effettivamente la donna ha e subisce anche in maniera passiva. Ora passiamo la parola a Rossella che ci parlerà appunto della normativa sulla violenza di genere. Ciao a tutte, tutti e tutto. Non parlerò io della normativa, ne parlerà Giovanna perché è il primo argomento che vogliamo affrontare con lei. La normativa nazionale sulla violenza di genere rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul, che è già stata richiamata da Sara, che è il primo strumento normativo internazionale giuridicamente vincolante. La Convenzione prevede, quale strumento di controllo nella sua attuazione, un gruppo di esperti a ciò incaricato, che ha il nome di Grevio. Proprio quest'anno, all'inizio del 2020, è stato pubblicato il primo rapporto sull'Italia. Dal monitoraggio l'Italia non esce affatto bene. Molte sono le raccomandazioni per recuperare le carenze evidenziate. In particolare mi ha colpito come in ordine generale. Il rapporto sottolinea che, cito espressamente, la causa dell'uguaglianza di genere incontra ancora resistenze nel paese e che sta emergendo una tendenza a reinterpretare, a riorientare la nozione di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità. Chiedo quindi a Giovanna di darci una sua analisi della normativa in una prospettiva femminista che evidenzi le criticità,
ridondanze, l'impatto concreto e le possibili prospettive. Allora, grazie, buonasera di nuovo. È un piacere per me condividere questa conversazione con voi. Giovanna va benissimo, fra l'altro, perché professoressa Vingelli passa a dire l'ansia da performance. Allora, la questione della normativa potrebbe sembrare una questione abbastanza noiosa, prometto di annoiarvi il meno possibile, proprio perché mi sto interrogando e voglio condividere con voi quelle che sono delle primissime riflessioni, attraverso una domanda molto semplice, ovvero perché nonostante ci sia stato negli ultimi anni in Italia una tumultuosa modifica normativa che ha ampliato moltissimo anche il quadro normativo a disposizione, sembra che non cambi nulla. In realtà questa domanda potremmo ampliarla anche facendo riferimento a quello che diceva Gabarisa all'inizio, che ringrazio tanto per aver inquadrato il problema e mi permetterà anche di non solo di interloquire con lei, ma di lasciare alcune cose appunto alla sua presentazione. In realtà l'interrogativo è: come mai questo grande cambiamento sociale che c'è stato negli ultimi 50-60 anni, introdotto sicuramente dal movimento femminista, ma anche da una messa in discussione anche del maschile negli ultimi anni, sembra che non provochi una diminuzione dei numeri della violenza, della crudeltà, della violenza, delle sofferenze che patiscono tante donne, ma non solo. Quindi, diciamo, la prima parte del mio intervento vuole essere proprio un tentativo di andare a vedere quali sono le criticità della normativa. Allora, innanzitutto sappiamo che l'Italia arriva un po' tardi rispetto all'evoluzione sia delle politiche di pari opportunità, ma anche alla legislazione legata alla violenza di genere. Siamo partiti in ritardo rispetto a molti paesi dell'Unione Europea e scontiamo anche la presenza di un impianto normativo, di un ordinamento giuridico che è stato fino a pochissimi anni fa impregnato di violenza, impregnato di un immaginario patriarcale che necessariamente ha segnato anche la storia del diritto. Ora, il quadro importante, pesante normativo che abbiamo al momento davanti in Italia soffre però di una forte frammentazione legale. Le violenze di genere, e c'è un problema anche legato alla definizione che non avrò probabilmente tempo di trattare, noi definiamo lo stesso fenomeno, gli stessi fenomeni con modalità diverse, violenze di genere, violenza contro le donne, violenza maschile contro le donne. Questa frammentazione, questa inconclusione, diciamo, nell'individuazione di una definizione unica, risuona anche nella frammentazione normativa. La cosa principale su cui riflettere rispetto a questa idea della frammentazione normativa è che le violenze di genere nel nostro ordinamento non sono riconosciute come un problema strutturale, un problema sociale, un problema collettivo. È come se si trattasse di sempre e continuamente di un inconveniente legato all'ordine pubblico e alla sicurezza. Questo è dimostrabile dal 1996, cito il 1996 perché lo sappiamo, è l'anno in cui abbiamo in Italia la prima legge sulla violenza contro le donne. Dal 96 in poi c'è stato un enorme indurimento repressivo che in parte rispecchia la convinzione che si possano ottenere risultati nella lotta alla violenza di genere semplicemente adottando una logica punitiva e senza quindi la necessità di interventi strutturali, interventi culturali, misure educative, misure preventive. Allora, è indubbio che i mutamenti ci sono stati. Molti di questi mutamenti, soprattutto negli ultimissimi anni, sono arrivati sulla scorta dell'allarme sociale, del panico sociale provocato da sanguinosi episodi di violenza che hanno avuto, come sappiamo, un'estrema attenzione mediatica, anche se c'è stata, ne parleremo più avanti, una selezione di quali eventi, di quali episodi di violenza potessero contribuire a questo allarme sociale. In ogni caso, come dicevo prima, tutti questi interventi hanno rafforzato un'ottica di base che era già un'ottica emergenziale e hanno giustificato un indurimento normativo che va nella direzione di una logica repressiva e securitaria, esclusivamente repressiva e securitaria. Si citava anche prima,
nei mezzi di comunicazione e nella sfera politica, poi la sfera politica è quella che produce le leggi, particolare attenzione è stata data ai reati commessi dagli stranieri. Il problema, se volete, è stato continuamente etnicizzato. Questa sorta di etnicizzazione ha permesso, senza, qui non faccio distinzione di orientamento politico perché non esiste una distinzione di orientamento politico, è stata fatta una lettura strumentale dei diritti delle donne, come se la normativa dovesse rispondere a una necessità legata appunto alle pari opportunità e ai diritti delle donne sulla scorta appunto di un pericolo che bussava sempre dall'esterno, bussava fuori dalle nostre case che, come abbiamo detto, sono il luogo più insicuro in questo momento e non solo in questo momento. La risposta normativa è molto legata, e sottolineo questo aspetto lasciandovi la riflessione su come possa essere deleterio, che conseguenze possa avere questo approccio particolare. L'idea è appunto che bisogna rispondere alle necessità di protezione delle donne, sempre italiane, perché ci sono altri pericolosi che bussano alle nostre porte, e quindi la violenza è in un certo senso razzializzata attraverso l'enfasi sui diritti delle donne. È un paradosso che so bene perché l'ho seguito, avete già trattato quando avete parlato del tema del femonazionalismo, quindi non mi soffermo su questo. Quindi una minaccia più o meno visibile, il nemico, lo straniero è diverso, che sta trasformando le nostre città in luoghi insicuri, degradati, eccetera. Altro aspetto che non compare nella normativa, abbiamo detto finora quello che compare in maniera estremamente ridondante, una delle cose che non compare nella narrativa è che, e questo è un problema anche legato alle difficoltà definitorie, che se c'è un'invisibilizzazione della matrice strutturale della violenza contro le donne, in realtà è completamente oscurata il fatto che esiste, lo sappiamo bene, una violenza contro tutte quelle persone che sfuggono ai tradizionali generi binari normativi e quindi al contesto eterosessuale. Questo apre un altro enorme problema perché questo affastellamento di normativa sulla violenza contro le donne tende a oscurare tutta una serie di altri soggetti. Quindi le modifiche che abbiamo avuto, importanti da un certo punto di vista, sono modifiche esclusivamente penali, che quindi vanno a modificare aspetti legati e misure legate al codice penale. Sono leggi che sono promosse, lo dicevo prima, dai governi di centrosinistra e governi di centrodestra, che hanno in comune quest'idea di un approccio esclusivamente repressivo, anche quando introducono nuovi reati. Dal 96 è stata introdotta la violenza sessuale di gruppo, ma poi nel corso degli anni sono arrivate le mutilazioni genitali femminili, lo stalking. La caratteristica che unisce l'introduzione di nuovi reati è quella di un progressivo inasprimento delle pene e l'introduzione di pene accessorie, come ad esempio, per riprendere un discorso che facevamo prima, l'espulsione degli autori stranieri. Questo che vi ho citato, ovviamente non farò i riferimenti precisi e mi perdonerete per non annoiarvi, dovrebbe comunque già darvi l'idea che stiamo parlando di un corpus normativo estremamente frammentato, molto limitato, e che soprattutto, e questa è la parte che vorrò affrontare in maniera più chiara, non tiene in considerazione l'introduzione all'interno di questo corpus normativo tutti quei provvedimenti che pure la Convenzione di Istanbul ci suggerisce, quei provvedimenti preventivi, educativi, formazione, che dovrebbero andare invece nella direzione di introdurre interventi strutturali e culturali. Fra l'altro, visto che abbiamo citato la Convenzione di Istanbul, paradossalmente, o non tanto rispetto a quello che vi ho detto finora, anche la stessa ratifica della Convenzione di Istanbul è stata fatta all'interno, all'insegna di una situazione di emergenza. È infatti stata affidata a un decreto legge, poi che diventa la famosa legge del 2013 sul femminicidio, che, cito, si chiama esattamente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, virgola, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Vi faccio notare l'eterogeneità di questo accostamento in un unico provvedimento, ci sono delle ragioni rispetto a questo che però non affronterò, ma è chiaro soltanto dal leggere il titolo praticamente della legge che
il presupposto è che ci siano delle motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza, ovvero il problema della violenza contro le donne, il femminicidio, eccetera, sono, ancora una volta, non un fenomeno, una dinamica strutturale, ma un'emergenza, un'epidemia, come si dicono altri. È quindi un paradosso decisamente curioso, perché ci dice che quello su cui è necessario intervenire non è un dato costitutivo e permanente della struttura di genere della nostra società. Quindi visione emergenziale come costante della politica, che prende a volte singoli episodi da un più ampio contesto sociale, sembra mostrare una sorpresa ogni volta quando succedono alcune cose, sorpresa che non dovrebbe purtroppo esistere perché si tratta di, lo sappiamo, di realtà diffusi e ricorrenti. Tra l'altro questo approccio, questa visione emergenziale, già nel 2009 era evidente, il 2009 è importante perché entra nel nostro ordinamento il reato di stalking, anche in quel caso entra il reato, nella stessa normativa si inasprisce il carattere sanzionatorio, evidenziando quello che diciamo sembra, credo che sia ormai chiaro, un carattere assolutamente formalistico e parziale di affrontare il fenomeno. C'è un altro aspetto che dal 2009 ci accompagna, volendo attraversare un po' la normativa e anche le politiche che si sono affastellate rispetto alla violenza di genere. Raramente il cambio della normativa prevede un corrispettivo impegno di spesa, ovvero anche quando nella normativa sono citate in maniera assolutamente parziale misure per la prevenzione o per la protezione appunto dei soggetti vittime di violenza, non ci sono impegni di spesa chiari e precisi. Non ci sono impegni rispetto al sostegno personale, all'integrazione sociale, per esempio l'accompagnamento, l'ingresso nel mondo del lavoro, eccetera. Questo è in assoluta contraddizione con quello che è l'impianto della Convenzione di Istanbul. E il Grevio, questo lo sottolinea in maniera assolutamente chiara, accogliendo diciamo, le modifiche rispetto al codice penale, di procedura penale, l'individuazione di nuovi reati, ma sottolineando il fatto che non si tratta di misure strutturali. Anche lo stesso piano d'azione antiviolenza, se vogliamo uscire un attimo dalla questione normativa, che prevede, tra l'altro, ed è l'unico probabilmente diciamo, prodotto delle politiche pubbliche nel nostro paese, che prevede comunque la creazione di una serie di reti, prevede l'attività di formative, di sensibilizzazione, di prevenzione, non inserisce adeguate misure e finanziamenti. Quindi il Grevio, quello che sottolinea in maniera chiara, è l'assoluta inadeguatezza di finanziamenti e anche, introduco un altro elemento a questo proposito, la scarsa incidenza degli strumenti di monitoraggio che rendono deboli nei fatti l'impatto di tutte le leggi. 2013 abbiamo detto legge sul femminicidio, abbiamo parlato già di come sia frammentata e disorganica l'approccio, di come il carattere sia prevalentemente episodico ed emergenziale, e questo approccio si conferma anche con l'ultima novità normativa che è il cosiddetto codice rosso. Rispetto a questo aggiungo un'altra cosa. Andando a leggere le leggi, ma anche parzialmente il piano antiviolenza, una cosa che colpisce molto è il tipo di linguaggio utilizzato, che è un linguaggio prevalentemente, se non completamente, androcentrico. Nelle ultime disposizioni normative, possiamo notare come ad esempio si inizia a differenziare, cosa che non era assolutamente scontata fino a qualche anno fa, si comincia a differenziare fra soggetto aggressore e soggetto offeso, anche se continua a permanere una continua indistinzione rispetto ad altri termini, come appunto i generi, le preferenze sessuali, l'etnia, i termini, e sappiamo in un approccio intersezionale come sia importante invece introdurre le differenze e le specificità. Però anche il linguaggio, insieme a tutto quello che abbiamo detto prima, implica che la normativa, tutto questo apparato normativo,
non va assolutamente nella direzione di riconoscere la violenza di genere, come dicevamo prima, ovvero come un effetto di relazioni di potere diseguale e basato anche su molteplici sistemi di dominazione. Di fatto, anche utilizzando lo stesso maschile come generico, il rischio è, lo sappiamo benissimo, quello di fagocitare e rendere invisibile tutti gli altri soggetti. Va da sé che, per quello che ho detto, ma lo ribadisco, sappiamo bene che il contesto discriminatorio in cui molte persone vivono e le dinamiche della violenza che vanno ad agitarsi siano anche legate alle preferenze, agli orientamenti sessuali, all'identità di genere. È un contesto discriminatorio che, lo sappiamo benissimo, è assolutamente allarmante. In nessuna delle leggi attualmente in vigore si fa riferimento all'omofobia, alla transfobia, alla lesbofobia e ad altre forme di violenza di genere basate appunto sull'identità di genere e sulle preferenze sessuali. C'è solo l'unica elemento che sono andata a ricercare è un decreto legislativo del 2003 in cui si parla di molestie e in cui si considerano le molestie sessuali basate sull'orientamento sessuale come una forma di discriminazione. Mi avvio alla conclusione rispetto a questo, ci sono alcune cose però che sono secondo me importanti e che sono in parte state già citate. Se la visione della violenza di genere in questo approccio rigidamente normato riconosce la violenza come un problema di sicurezza e di ordine pubblico, l'agency, la soggettività, l'eterogeneità anche dei soggetti che combattono e contrastano la violenza sessuale è assolutamente negata, nel senso che non sono nominati anche dalla normativa. In tutte le leggi che possiamo analizzare, i protagonisti, cioè gli attori che hanno potere d'azione, sono le istituzioni e i loro dirigenti, il questore, le forze dell'ordine, eccetera. Tutti gli altri attori, quelli della cosiddetta società civile, che potrebbero e sono, lo sappiamo benissimo, protagonisti del contrasto alla violenza sessuale, non sono assolutamente citati. I movimenti femministi, le associazioni di donne, tutte le organizzazioni sociali che attivamente combattono la violenza di genere non sono assolutamente citati, come ad esempio sono citati invece nella legge organica spagnola, che è uno dei punti di riferimento quando parliamo di una legge appunto che va a incidere o tenta di incidere sulle dinamiche strutturali che sostengono la violenza. È stato già citato il Grevio, tutti questi aspetti ovviamente non sono originali nella mia elaborazione, ma sono anche citati in maniera forse un po' frammentata dal rapporto di Grevio. Concludo dicendo, riprendendo la questione dei finanziamenti, perché sappiamo benissimo che sono cruciali. Sono assolutamente cruciali nella prevenzione, nel contrasto, nella protezione e nella costruzione di adeguate politiche integrate, appunto come ci indica la Convenzione di Istanbul. Un aspetto assolutamente importantissimo per applicare e implementare la normativa è la sensibilizzazione e la formazione del personale qualificato. Probabilmente avete seguito le polemiche che ci sono state anche a valle delle modifiche del codice rosso, i famosi 3 giorni, il rendere obbligatoria la formazione per le forze dell'ordine. Allora, possiamo essere contente di questa attenzione. Sappiamo quanto è importante che all'interno dei tribunali, nelle forze dell'ordine, nelle varie istituzioni ci siano persone che siano formate alla violenza di genere, che la sappiano riconoscere, che sappiano semplicemente quali sono le implicazioni della stessa categoria di genere, ma non solo nel codice rosso, ad esempio anche sulla legge sulle mutilazioni genitali femminili sono continuamente annunciati, è continuamente annunciato un processo di avvio di formazione nel personale. Nello stesso piano straordinario si sono introdotte varie misure di sensibilizzazione, prevenzione e formazione nel personale, mai applicate però ad azioni strutturali e soprattutto mai applicate a interventi effettivi e finanziamenti. Chi garantisce? C'è un enorme problema su chi forma anche le persone che dovrebbero appunto essere formate alla violenza di genere. Ma il problema finanziario, il problema economico è assolutamente cruciale, non per tacere di tutto l'aspetto, c'è molto di più
ovviamente, ma per darvi un segnale di come sia molto semplice svuotare di significato e rendere praticamente inapplicabile alcune normative, alcune azioni normative che sono comunque importanti. Vi cito soltanto questo aspetto e veramente concludo questa prima parte. Il codice rosso prevede, lo dicevamo un attimo fa, la formazione obbligatoria per le forze dell'ordine. E tuttavia non solo non si contribuisce finanziariamente a questa formazione, si dice che questa formazione obbligatoria debba essere esercitata all'interno della formazione obbligatoria generale per le forze dell'ordine. Quindi vedete che qui abbiamo un problema di sottrazione in un certo senso di formazione, invece di fornire maggiore formazione si sottrae formazione a quella che comunque le forze dell'ordine dovrebbero fare appunto nella programmazione ordinaria. E perché è importante i finanziamenti? Perché gli investimenti nella direzione della violenza di genere, che vedremo probabilmente fra un attimo, sono veramente totalmente residuali rispetto a quello che sono i costi della violenza di genere, darebbero anche un'indicazione che è importante, che la direzione verso cui lo Stato si muove non è una direzione a carattere episodico, ma che si vogliono appunto costruire e consolidare delle infrastrutture culturali di una comunità tutta che anche attraverso la parte normativa, ma non solo, contribuisce al contrasto alla violenza. Natascia, mi potresti mettere la slide sui numeri? Natascia? Ok. Allora, ora diamo un po' di numeri. La dimensione quantitativa della violenza attraverso dei macronumeri che sono presi dalla ultima indagine Istat che è del 2014. Il 31,5% delle 16-17 anni, 6.788.000 donne, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Sono circa 3.466.000 le donne che hanno subito stalking da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne. La maggior parte ha subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner. Le forme più gravi di violenza sono esercitate infatti da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Anche le violenze fisiche sono per la maggior parte opera dei partner o degli ex partner. Per quanto riguarda il numero dei femminicidi, il dato indicato di 70 nel 2018 è parziale, probabilmente fatto a novembre per quando sono state pubblicate da noi queste slide. Infatti, il gruppo di ricerca femminicidi della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna ne ha contati nel 2018 115, nel 2019 95. Di questi ultimi, il 57% sono stati commessi dall'attuale partner. E risulta che la maggior parte delle donne uccise sono soprattutto quelle in procinto di interrompere una relazione di intimità. Passiamo ai costi della violenza che sono legati a questi grandi numeri. Oltre al costo umano e alla violazione dei diritti che sono di per sé inaccettabili, la violenza sulle donne ha anche un impatto economico e sociale. I dati indicati nella slide sono tratti dalla ricerca Quanto costa il silenzio, indagine nazionale sui costi economici e sociali sulla violenza delle donne, presentato a Roma nel novembre del 2013, che vede fra le curatrici la professoressa Giovanna Vingelli. Il totale dei costi economici e sociali della violenza contro le donne è stato calcolato in 17 miliardi. Il raffronto con altri casi è illuminante della sua dimensione, quando si parla di incidenti stradali, di strage, di finanziarie, che sono numeri più noti ai più. E dentro nei 17 miliardi ci sono i costi diretti, che sono quelli sanitari, per farmaci, consulenza psicologica, ordine pubblico, giudiziari, spese legali, servizi sociali dei comuni, centri antiviolenza. Poi ci sono i costi del lavoro per una mancata produttività.
ma il costo più rilevante di 14 miliardi e 342 milioni è riferito alla simulazione per il risarcimento dei danni fisici, morali e biologici, il costo della sofferenza delle donne. Si parla di simulazione proprio perché il risarcimento danni non è praticamente non è praticato in realtà. Il lavoro di ricostruzione dei costi è sicuramente stato molto è molto analitico ed è stato difficile per la mancanza di molti dati. Chiedo a Giovanna cosa c'è dietro quei numeri e come possono essere utili nel contrasto alla violenza e soprattutto alla sua prevenzione. E il lavoro ha avuto un seguito poi? Come può essere collegato questo lavoro sui costi al bilancio di genere che molte istituzioni fanno? E c'è anche un bilancio di genere dello Stato, l'ultimo è stato fatto nel 2019. Allora, io lo raccontavo a Rossella e Sara. Quando ho avuto il privilegio di partecipare a questa ricerca, che è stata la prima ricerca italiana sui costi socio-economici della violenza di genere, abbiamo incontrato tutta una serie di difficoltà. Una serie di difficoltà legata alla difficoltà appunto di reperire i numeri, i dati. Si dice no data, no policy. Ecco, sulla violenza di genere oggi cominciano ad esserci dei dati, il riferimento è l'Istat, che è quello fra l'altro che abbiamo utilizzato, ma mancano probabilmente dei dati che vengono forniti in maniera ufficiale e consolidata. Vi faccio solo notare che come sia difficile ogni anno andare a recuperare i dati sui femminicidi, dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, se ne parla tantissimo di femminicidio, che sappiamo benissimo è la punta dell'iceberg, ma non è chiarissimo chi li raccolga. Se poi andiamo a vedere i numeri della Casa delle Donne di Bologna, che da anni ha avviato questa raccolta, è assolutamente meritoria, e i numeri del Ministero dell'Interno, vediamo che c'è un'enorme differenza. Allora, com'è possibile spiegarci questa differenza? Sicuramente a partire dalla definizione. La definizione che danno le compagne di Bologna è una definizione molto più adeguata e corretta del termine femminicidio che non quella del Ministero degli Interni, che è una definizione, se volete, un po' più tradizionale, che sembra quasi implausibile che possa esserci, ma che è più riconducibile all'omicidio di una donna, quindi senza recuperare tutte le motivazioni. Ad esempio il Ministero degli Interni raramente raccoglie i casi di femminicidio esercitati su sex worker. Lascio a voi la riflessione sul perché non si faccia, eccetera. Fra l'altro lo sappiamo benissimo che le sex worker sono le donne che sono più a rischio di femminicidio per una serie di motivazioni che spesso non emergono neanche sulla stampa, e il fatto che emergono sulla stampa è importante perché le compagne di Bologna raccolgono questi dati su quello che emerge sulla stampa nazionale e locale. In realtà potremmo dire che le difficoltà legate al bilancio di genere, anche se il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto un enorme lavoro rispetto a questo negli ultimi anni, sono anche legate alla difficoltà e anche, se volete, alla abitudine, un po' tutta italiana per ragionare su con uno stereotipo, di non raccogliere in maniera adeguata le informazioni e soprattutto di non avviare processi di monitoraggio delle politiche che dovrebbero essere fatte appunto ex ante, in itinere, ex post, sulla base di questi dati. Ma io dicevo a Rossella e a Sara che è stata un'esperienza particolarmente significativa, perché mi ricordo che probabilmente questo è anche il motivo per cui non è stata rifatta. A livello europeo praticamente tutti gli stati hanno adottato questo approccio, che è un approccio sicuramente parziale, che va a individuare, non vuole negare ovviamente quello che c'è sotto gli ari di numeri, che è la sofferenza di tantissime persone che subiscono la violenza, ma vuole essere uno strumento che vuole raggiungere degli obiettivi che vi dirò fra un attimo. Allora, noi abbiamo cominciato a presentarlo in giro per l'Italia, soprattutto ci siamo rivolte ai centri antiviolenza in particolare. C'è stata una reazione molto forte di chiusura all'inizio.
proprio perché l'idea di ragionare sui costi economici della violenza poteva dare l'impressione, se non spiegata in maniera adeguata, forse abbiamo anche sottovalutato all'inizio questo aspetto, di voler appunto negare e monetizzare in un certo senso tutto quanto. Allora, ma l'obiettivo che noi ci eravamo date era quello di parlare con un linguaggio che potesse essere comprensibile e che, se volete, e perdonate l'utilizzo di questi termini, anche evocare concetti come efficienza, efficacia delle politiche. Noi ci volevamo rivolgere agli stakeholder, a chi fa le leggi, a chi le va ad applicare, a chi siede nei luoghi della decisione, pensando che una riflessione, visto che non c'eravamo riuscite fino a quel momento a sensibilizzare, certo ci sono tante donne e tanti uomini che sono sensibili a questo argomento e che siedono nei luoghi della decisione, ma sappiamo anche che la maggior parte ha qualche difficoltà. Chissà, ci siamo chiesti parlare di queste tematiche, tra l'altro è lo stesso approccio, la stessa metodologia che adotta i bilanci di genere, possiamo smuovere qualcosa. Perché il dato, già sentire 14 miliardi è qualcosa di abbastanza terrificante. Secondo me la cosa più terrificante, ed è quello su cui noi volevamo puntare e su cui speravamo di avere delle risposte, è il gap che c'è tra quelli che sono i costi e quello che invece si spende per attività di prevenzione, sensibilizzazione, eccetera. L'idea, questo è stato anche sottolineato con le ricerche che sono venute successivamente, che ogni euro in più, in Italia si spende ogni anno, anche lì è molto complicato ovviamente fare questo tipo di stima, circa 10 milioni l'anno per tutte le attività di formazione e sensibilizzazione. Considerate che in questi 10 milioni, che ci possono sembrare una cifra molto alta, che è lontanissima però dai 14 miliardi, entrano soprattutto tutte le attività assolutamente volontarie. Un'attività come stiamo facendo in questo laboratorio è stimata come anche a questa attività, che è totalmente volontaria, ovviamente possiamo attribuire un costo, tra virgolette. Ecco, tutte queste risorse che noi investiamo nella prevenzione, che sono lontanissime da quei 14 miliardi, potrebbero essere anche in maniera piccola, incrementale, aumentate, perché potrebbero, siamo sicure che risultano in una diminuzione di quel costi invece che erano stati stimati. Credo che il messaggio non sia particolarmente passato, sicuramente per demerito nostro, ma questo è il tipo di approccio che abbiamo deciso di utilizzare. Ripeto, per ricollegarmi alla tua domanda, è anche in parte quello che sta alla base della metodologia dei bilanci di genere. Passiamo ora alla percezione della violenza, quella che è appunto gli stereotipi in auge soprattutto nell'ultimo periodo. A volte i termini che vengono usati per definire la violenza, soprattutto nella narrazione giornalistica, sono quelli vengono definiti come raptus, gelosia, lite familiare, e quindi sono proprio usati per svilire, per giustificare o addirittura impietosire. A volte si parla di tragedie, di tragico epilogo oppure di dramma, e le donne vengono sempre descritte come giovani, a volte si pone l'attenzione sulla loro condizione economica, quindi povere, quindi con riferimento proprio al concetto di povere vittime. Invece l'uomo, come abbiamo visto ultimamente, è un vulcano di idee, progetti, che per il momento è stato spento. Così appunto qualche settimana fa una nota testata giornalistica definiva Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it, che secondo invece le accuse che lo hanno portato in carcere, avrebbe drogato, torturato e stuprato per 24 ore una ragazza appena diciottenne. E addirittura, ecco, il giornale continuava a sottolineare, ecco, il carnefice, cioè anziché chiamarlo carnefice, diceva appunto costretto a fermarsi almeno per un po', quindi per sottolineare che era uno spiacevole inconveniente e un intoppo alla sua carriera brillante.
Invece, ecco, la giovane ragazza è trattata come una vittima, viene quasi ribaltata la situazione e il carnefice viene ostacolato nella sua ascesa sociale. Cosa pensa quindi Giovanna di questa cultura, di questa subcultura che tutto giustifica e tutto rende possibile e di questa narrazione soprattutto che banalizza anche le azioni più efferate? In realtà probabilmente avevi detto bene, non si tratta, se io ne sono profondamente convinta, non si tratta di una subcultura, perché le dinamiche legate alla violenza maschile come le donne sono caratteristiche della nostra cultura, delle nostre culture, proprio perché abbiamo detto che è un problema strutturale. Magari, tra molte virgolette, fosse una subcultura perché avremmo, insomma, dei margini di intervento maggiore e una capacità di far emergere le resistenze maggiori. Allora, in questa parte conclusiva io vorrei soffermarmi su quella che è la base della piramide nell'immagine che abbiamo visto prima. Allora, leggere quella piramide ovviamente non ci sta suggerendo che c'è un rapporto diretto causale fra quelle che sono le rappresentazioni mediatiche e poi l'esercizio della violenza. È inaccettabile pensare una cosa del genere. Se io ascolto una canzone che inneggia allo stupro di una ragazza o leggo un articolo di giornale che tratta il tema del femminicidio in maniera assolutamente non adeguata, ovviamente non vado a esercitare violenza immediatamente. Il rapporto è molto più stretto, è un rapporto ovviamente di produzione e di riproduzione di un immaginario. Quello che abbiamo di fronte, e io mi sarebbe molto interessante parlare di come la pubblicità, di come la musica, di come, diciamo, vari istituti di socializzazione riproducano questo tipo di immaginario e rafforzino anche un certo tipo di regime di genere come siamo abituati a conoscerlo, che non è altro che la riproduzione con piccoli cambiamenti di un immaginario assolutamente tradizionale. Mi soffermerò proprio riprendendo la sollecitazione su Genovese, che utilizzerò un po' come caso emblematico per le sue caratteristiche. Allora, in generale, la rappresentazione che abbiamo della violenza sui mezzi di comunicazione di massa è uniforme e desolante. Nel senso che li stanno facendo dei passi in avanti, ultimamente c'è stato proprio qualche giorno fa una presa di posizione importante dell'ordine dei giornalisti, ci sono dei gruppi, penso a Giulia che sta lavorando da tantissimo tempo su queste tematiche. In realtà, lo scontro è titanico, nel senso che, e sto parlo di giornali mainstream, ovviamente non farò riferimento a quei giornalacci che siamo abituati a vedere sulle nostre bacheche Facebook, perché immagino li acquistiamo come il giornale Libero, che sono rappresentativi e parlano a un loro pubblico ben specifico. Parlo proprio dei mass media mainstream, che tutti attingono a un repertorio comune che fa riferimento a un immaginario che purtroppo è ancora molto granitico perché è cristallizzato in copioni e figure stereotipizzate e gerarchizzate. Sara ne citava alcune, il fatto che le donne siano quasi sempre esclusivamente presentate certamente come vittime, sempre come giovani, cioè, si sottolinea molto, viene fatta emergere la violenza e viene sottolineata con modalità specifiche quando le vittime di violenza sono giovani. Sappiamo tra l'altro dai dati che l'incidenza della violenza è statisticamente molto alta per quanto riguarda le persone invece che giovani. Non sono più. Questo aspetto è molto evidente e qui c'è un altro paradosso. Siamo in vista del 25 aprile, siamo sommersi da campagne anche istituzionali sulla violenza di genere, sembra che si ripercuotano sempre gli stessi errori. Mettere al centro dei corpi vittimizzati, a volte martoriati, la classica immagine della lacrima o dell'occhio nero. Tutto questo produce un effetto che continua a oggettificare le donne e il corpo delle donne. La pubblicità, ma anche la comunicazione mediatica in senso generale, tende anche a volte a erotizzare, a uno sguardo voyeuristico sui corpi
femminili. Lo diceva prima qualcuno, forse in chat, c'è questa distinzione che viene continuamente reiterata fra donne per bene e donne per male, che non è soltanto legata, ad esempio, alle sex worker che vengono uccise, purtroppo è molto, molto spesso, ma attraverso l'insistenza morbosa sui dettagli della vita intima e della vita sessuale delle donne che subiscono violenza e che sono assolutamente irrilevanti rispetto alla, dal punto di vista della notizia. Si sottolineano quegli aspetti per cui le donne si affrancano o vogliono affrancarsi da modelli di genere più tradizionali. Detto questo, non c'è una attenzione controbilanciata in un certo senso alla rappresentazione invece del carnefice, quindi alla rappresentazione del maschile. Spesso la presenza maschile rimane nell'ombra, sia dal punto di vista simbolico, sia dal punto di vista iconografico, con un'unica eccezione che abbiamo già visto, che è quello quando l'aggressore, l'autore, è straniero. Quando si parla di violenze e si parla di femminicidi, c'è questa tendenza molto forte a spettacolarizzare, a rendere la notizia sensazionale, allo stesso tempo però riproporlo come elemento legato alla cronaca nera, perché viene sempre messo in evidenza l'efferatezza del crimine, non si avvia una riflessione sulle cause della violenza. Spesso viene descritto come un elemento legato alla casualità e all'irrazionalità, come si diceva anche prima. In realtà molte autrici sottolineano questo aspetto, che proprio il linguaggio che viene utilizzato per affrontare la violenza è caratterizzato da una sorta di evitamento linguistico o di eufemizzazione del discorso sulla violenza, che in ultima analisi contribuiscono nei fatti al loro silenziamento. Altri elementi, vado molto veloce rispetto a questo perché voglio affrontare un po' in maniera più analitica il caso genovese. L'utilizzo del delitto passionale, le parole amore, amore folle, amore gelosia, eccetera, il continuo riferimento che si fa, fateci caso, quando si parla di donne vittime di violenza, allo stato coniugale o ai riferimenti alle relazioni che sono intrattenute con il responsabile dell'atto. Al carnefice, lo dicevo prima, si dedica meno attenzione e si danno pochi dettagli o molti dettagli, però che vanno nella direzione di fissare quelle che sono le motivazioni del gesto. E quali sono le motivazioni del gesto? Spesso le caratterizzazioni psicologiche, che ovviamente esercitano un'attenuazione della responsabilità, si va a invocare il raptus, tutte quelle strategie narrative e discorsive che lasciano in ombra le cause reali della violenza. È tutta una serie di acrobazie linguistiche che vanno ad esempio a indirizzarsi verso il timore dell'abbandono, la fragilità del maschile, la crisi del maschile, l'incapacità del maschile di affrontare la legittima rivendicazione di libertà. È un cortocircuito che va a semplificare da un lato e a banalizzare la responsabilità della violenza. In alcuni casi è una tecnica deliberata e consapevole, ma spesso è fatto in maniera totalmente inconsapevole, proprio perché trae da questo retaggio di appunto normalizzazione, come si diceva proprio all'inizio. Pensate a tutte quelle domande che esplicitamente o implicitamente si pone il giornalista e il giornalista: perché l'ha ucciso, le motivazioni dell'omicidio, e andare a cercare sempre e continuamente la versione dell'assassino o di chi esercita violenza, anche perché probabilmente chi è stato vittima di femminicidio non può fornire la propria versione. Quindi, per concludere, la focalizzazione è spesso sul punto di vista del carnefice, di chi aggredisce, di chi esercita violenza, e la retorica tende a legittimare, a giustificare, trasmettendo in maniera quasi implicita e subdola l'assunto che le vittime siano da biasimare per quello che hanno subito.
pensate, ma qui non mi soffermo, a come continuiamo a utilizzare la dizione di revenge porn, quando questa dizione è una dizione chiaramente rivittimizzante, perché sia perché parla di pornografia, e di pornografia non stiamo parlando, sia perché introduce nel discorso l'idea di vendetta. Quando parliamo di vendetta, noi siamo abituati a pensare a qualcosa che viene esercitata nel momento per, diciamo, per colpire una persona che ha fatto qualcosa, e quindi io mi vendico per questo motivo. Allora, caso genovese, perché è un caso esemplare? Anche qui faccio riferimento ai giornali mainstream. Tutti probabilmente abbiamo letto l'articolo, il famoso articolo del Sole 24 Ore, che per inciso introduce però in tutta questa dibattito che possiamo avviare una cosa singolare, ovvero che il Sole 24 Ore dopo 24 ore circa ha chiesto scusa, senza addurre particolari giustificazioni, invece giustificazioni alle quali siamo purtroppo abituate a confrontarci. Allora, ci sono tre aspetti, secondo me. Non riprendo, lascio a voi diciamo, il compito, se volete, di condurre questi tre aspetti e ricondurli al caso genovese. Allora, nel discorso pubblico, secondo me, alcuni aspetti che esulano un po' da quelli che abbiamo citato fino ad ora sono caratteristici e importanti da analizzare. Il primo è il negazionismo. E questo è importante se riprendiamo la riflessione anche in maniera più ampia sul caso MeToo. Allora, che cosa si intendo per negazionismo? Cioè il fatto che il fenomeno e la narrazione della violenza contro le donne sarebbero sostanzialmente ingigantiti, sarebbero un'esagerazione che gli stessi media propongono e soprattutto sarebbero pilotati dalle correnti femministe. Poi non si capisce mai chi sono queste femministe che vengono evocate, sembrano quasi appunto la lobby o un corpus indifferenziato che ha un tale potere e un'influenza sui media da sollecitare questo tipo di discorsi. Una lobby più o meno intellettuale che però sarebbe in grado di manipolare i dati, la loro raccolta, la loro produzione, mentre ci sono altri fenomeni che dovrebbero essere attenzionati, come si dice, è quello ad esempio della violenza nei confronti degli uomini, che si eserciterebbe ovviamente sotto forma di violenza psicologica, oppure nel momento in cui ci sono delle separazioni più o meno conflittuali, e quindi queste donne, fomentate dalle femministe di qui sopra, attiverebbero tutta una serie di meccanismi di ricatto e di manipolazione utilizzando i figli. L'influenza delle correnti femministe quindi avrebbe un ruolo fondamentale avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'aver scatenato questa idea che non si può fare nulla, non si può corteggiare, non si può neanche frequentare una festa, accettare anche essere consapevoli di quello che può succedere alle feste, perché stiamo esagerando il tutto. Allora, non so se ne avete siete a conoscenza, è un fenomeno che è sempre più diffuso, soprattutto su alcuni social media. Queste posizioni che stanno diventando mainstream, stanno uscendo anche dei libri che vogliono essere protagonisti di una sorta di contronarrazione rispetto alla violenza di genere, che in questo senso è scusate se sono un po' confusa rispetto a questo, ma è un dato importante. Parlare di violenza di genere per noi è chiaro, nel senso che la definizione assume, come del resto la Convenzione di Istanbul ci suggerisce, il genere come elemento fondativo, fondamentale delle relazioni, relazioni di potere asimmetriche, è così che noi utilizziamo il termine genere. E tuttavia dovremmo essere, secondo me, in grado, e dovremmo trovare anche gli strumenti, di spiegarci un po' meglio e di fare riferimento alla radicalità di questa categoria. Perché questi gruppi, che possiamo definire di attivisti per i diritti degli uomini, o autrici come Barbara Benedettelli, che ha pubblicato un libro che, devo trovare il riferimento, si chiama 50 sfumature di violenza, femminicidio e maschicidio in Italia, intendono invece la violenza di genere, intendono la categoria di genere come una categoria puramente descrittiva, che indica gli uomini o può indicare contemporaneamente anche le donne.
Allora, se abbiamo quest'idea, se quindi non recuperiamo tutto il sapere e l'esperienza che abbiamo rispetto alla dimensione e alle dinamiche del potere, e intendiamo genere in maniera descrittiva, esiste una simmetria tra uomini e donne. Come la violenza la subiscono le donne, la subiscono anche gli uomini. Anzi, sempre le di cui sopra lobby femministe fanno di tutto per non far uscire fuori i dati della violenza contro gli uomini, che secondo una stima di una pseudo ricerca di pseudo ricercatori sono 6 milioni gli uomini ogni anno in Italia che subiscono violenza. Anche gli uomini subiscono violenza, come subiscono violenza tutti i soggetti che non si riconoscono nella dimensione strettamente e logicamente binaria. Gli uomini subiscono violenza, però ci dicono le ricerche, soprattutto da parte di altri uomini, e subiscono spesso violenza perché sono uomini che non si riconoscono in una rappresentazione, in un immaginario di maschilità per come siamo stati abituati tradizionalmente. Mi interesserà a questo proposito, l'ho visto soltanto ieri, quindi mi perdonerete se non spendo più di due parole, che forse non sono neanche meritate. È uscito anche un libro di Maria Giovanna Maglie, che si chiama Puttane, e che lega, così come ha fatto Vespa, che ha legato insomma il fascismo al Covid, Maria Giovanna Maglie lega puttane al Covid, cercheremo di capire come lo fa, che secondo me però va nella direzione di negare il fenomeno della violenza e di proporre, appunto come dicevo prima, una contronarrazione. Seconda linea di tendenza è quella che io definisco la giustificazione a doppio standard, ovvero nella costruzione narrativa e mediatica la vittima di violenza assume alternativamente o un connotato di eroina martire, oppure viene utilizzata le statistiche sulla violenza di genere e gli episodi di violenza di genere vengono in un certo senso messi in secondo piano, mentre più importanza vengono date ad alcune cause della violenza che sono individuate o nelle politiche migratorie, e di questo ne abbiamo già parlato, oppure le droghe e le tossicodipendenze. Riprendete il caso genovese, pensate a quanto si è detto sulla descrizione del caso, e diciamo la vittima di violenza, sempre presunta ovviamente per i media, a un certo punto è andata in secondo piano, mentre al primo piano è emerso questo discorso su cosa si faceva in quelle feste. Ovviamente le ragazze dovrebbero essere pronte a capire cosa possono aspettarsi nel frequentare queste feste eleganti, come si diceva una volta, e il focus è andato a concentrarsi su quello che circolava in queste feste, ovvero le droghe e le altre sostanze. Raramente si è legato, infatti si è reso esplicito una cosa che a noi può sembrare assolutamente lampante, ovvero che le droghe in questo caso è la presenza di ragazze più o meno giovani, non è questo che ci importa, è legato, o meglio è completamente slegato dal discorso del consenso, indipendentemente se queste ragazze avessero accettato consensualmente l'esempio di assumere droghe. Invece il doppio standard qual è? Se si accetta di assumere droghe, allora potenzialmente si deve anche accettare che uno degli effetti collaterali della tossicodipendenza è lo stupro. Perché dico doppio standard? Perché alla nostra memoria probabilmente sovvengono altri episodi che hanno avuto una grande eco mediatica in cui la droga è stata protagonista. Penso al caso di Desiree Mariottini del 2018 di Roma, ma anche il caso di Pamela Mastropietro. Allora, lì la dimensione della tossicodipendenza, della droga, degli autori è andata completamente in secondo piano, ritornando soltanto quando l'essere pusher era legata al fatto di essere stranieri. Che cosa voglio dire? Che questo ripetersi ossessivo del legame fra tossicodipendenza e violenza è molto più evidente quando si parla di specifici episodi legati all'immigrazione. È come se potessimo dire che ci sono alcune droghe più droghe degli altri, ed è comunque in questo senso
A volte la droga è pensata come giustificazione, è lo stesso Genovese che ha chiesto di essere giustificato e di essere compreso perché era un abituale consumatore di droga. In altri casi, quando il colore della pelle è diverso, quando la classe sociale di riferimento è diverso, la droga diventa un aggravante. Terzo aspetto, che definisco banalizzazione narrativa oppure giustificazione del maschile. E su questa giustificazione del maschile vorrei aprire l'ennesima e ultima finestra che vi propongo. E faccio riferimento proprio al titolo dell'incontro di oggi, che è Volere o Violare, che è preso da un libro molto bello di Marchetti, che ha come titolo appunto Volere o Violare, la percezione della violenza di genere, stereotipi e processi di legittimazione. È una di quelle ricerche che va a indagare non in maniera specifica vittime o carnefici, ma va a indagare, utilizzando delle interviste ad adolescenti nel Piacentino, quali sono gli stereotipi che si esprimono, quali sono gli stereotipi che sopravvivono rispetto alle relazioni di genere. E diciamo, il focus del libro di Marchetti è quello che lei esemplifica come difficoltà nel distinguere tra il volere, ovvero il senso del desiderio, e il violare, che è la causa di quel desiderio. Vado alle conclusioni, ho altri 5 minuti, che vedo che siamo andati proprio, grazie. Sì, sì. Allora, ricordate sempre Genovese mentre, ascoltate, perché adesso proveremo a parlare di genesi della violenza legata appunto al genere maschile, quali siano le sue giustificazioni e quali sono secondo me i temi che dovremmo tenere presente nel dibattito. E vi anticipo subito, sono potere, omosocialità e sessualità. Allora, la violenza di genere, l'abbiamo già detto più volte, è qualcosa che è associata al potere maschile, al patriarcato, all'eteropatriarcato. Il potere però noi lo definiamo non solo nelle sue espressioni materiali e concrete, ma anche come processo di definizione di sé e nel rapporto con gli altri. In altre parole, il potere non serve soltanto come elemento per stabilire un dominio sociale, ma serve a definire una sorta di orizzonte di senso in cui viene sistematizzato il ruolo maschile e il ruolo femminile. E allora la domanda, secondo me, è: che cosa significa oggi per gli uomini esercitare potere, continuare ad esercitare potere nel momento in cui è parzialmente andato in crisi un modello di maschilità o di virilità tipico del patriarcato che ci ha cresciute e ci ha cresciute? Allora, molti studi ci dicono che il patriarcato è stato tantissime cose, ma è soprattutto una struttura sociale gerarchica in cui gli uomini competevano. È il regno della performance, il patriarcato. Gli uomini devono continuamente essere chiamati a esibire una performance migliore di altri uomini. Ora, questa relazione ha delle regole molto precise, che gli uomini, fin dalla loro nascita, sono abituati ancora oggi a seguire. E tutto il processo di socializzazione di come si diventa uomini è molto legato a questa relazione gerarchica con altri uomini, che raramente emerge nel conflitto, meno raramente è legato alla competizione diretta. Gli uomini sanno benissimo, perdonate la banalizzazione, è un'indicazione del patriarcato, non è un assunto, diciamo, individuale, stare al loro posto e aspettare perché il loro momento verrà nel salire la scala gerarchica. Fra l'altro, definire il patriarcato regno della performance ci ricorda come, quando parliamo di crisi del patriarcato, dal mio punto di vista dobbiamo fare molta attenzione, perché secondo me siamo in un periodo storico in cui c'è nuovamente un rafforzamento del patriarcato, perché il patriarcato, attraverso, utilizzando anche questa matrice, questo schema della performance, si va a va a consolidarsi in un'alleanza con il capitalismo e il neoliberismo, che sono altri regni in cui la performance regna. Allora, l'ossessione maschile per la performance, che è legata a chi ha gli addominali più scolpiti
alla lettura di riviste che ci dicono quali sono i 100 modi per farla impazzire a letto, è legata al fatto che una delle più grandi paure maschili è proprio l'impotenza. E quando parlo di impotenza ovviamente non faccio riferimento a disfunzioni di tipo sessuale, ma proprio alla mancanza di controllo sul contesto che ci circonda. Il terrore maschile, per come è costruito tradizionalmente il maschile, è non avere potere su quello che è intorno a loro. E quindi l'uso della violenza può avere, e nei fatti in buona parte ha, dal mio punto di vista, un effetto ricostituente, nel senso che va a restaurare un potere che tende a inclinarsi. La cosa importante, ricordiamo sempre Genovese, è che è un potere che deve essere reso visibile agli altri uomini. Quindi picchiare una donna, stuprare una donna, nonostante, come tantissimi giornali ci abbiano ricordato, Genovese era una persona che non avrebbe nel nostro immaginario necessità di estorcere il consenso a una donna utilizzando droghe, utilizzando altre forzature, perché è un uomo di aspetto piacevole, assolutamente ricco, quindi perché si esercita violenza in questo contesto? Ecco, io lo faccio risalire la necessità di esercitare la violenza non in una relazione con la donna, perché dove c'è violenza non ci può essere relazione, ma nella necessità di rinsaldare i legami omosociali con gli altri uomini. È una sorta, e qui utilizzo performance ovviamente in termini un po' legati a Judith Butler, la violenza diventa un codice con cui si comunica, ovviamente non con la donna che si sta stuprando, ma si comunica con gli altri uomini per ricostruire quella gerarchia intramaschile, uomini alfa, beta, gamma, eccetera. Vi cito quello che dice Bellux a proposito. Secondo Bellux, gli uomini sono socializzati dai gruppi dominanti maschili ad accettare il dominio nella sfera pubblica del lavoro e a ritenere che la sfera privata della casa e delle relazioni intime rappresenti una ricompensa nel senso del potere. Anche qui io traduco le parole di Bellux come la performance che adottano gli uomini sempre nei confronti di altri uomini e dei rapporti intramaschili. Mi avvio ovviamente alla conclusione veramente. Il punto su cui dovremmo interrogarci è quello legato ovviamente alla sessualità. Sappiamo l'enorme buco nero della riflessione sulla sessualità nella nostra società. Giuseppe Burgio, collega dell'Università di Enna, ha utilizzato in un suo recente scritto la metafora dello scaldabagno per rappresentare come viene appunto rappresentata la sessualità maschile. Come uno scaldabagno perennemente acceso che una volta che è iniziato a scaldarsi non è più possibile spegnere. È come se si dovesse fermare soltanto scaricando l'eccesso di calore per evitare che esploda. Ricordiamo anche ancora la figura retorica del cacciatore che è presente nella nostra società e che è ancora ampiamente accettato. Un cacciatore non può smettere di essere tale perché deve inseguire la sua preda. È ovvio che la preda del cacciatore non ha consentito e non acconsentirà mai ad essere preda, ma il cacciatore fa quello che il cacciatore fa, in altre parole. Quello che voglio dire è che questa metafora del cacciatore e della battuta di caccia la possiamo ritrovare in quell'impossibilità che ci sembra assolutamente assurda riportata nei tempi della contemporaneità, ovvero che il fatto che gli uomini ritengano profondamente offensivo ricevere un no, soprattutto poi in ambiti dove questo consenso è dato per scontato, all'interno del matrimonio, dopo un invito a cena, dopo un invito a una cena, a una festa elegante, dopo un bacio, dopo un rapporto con una sex worker. Allora, il desiderio sessuale, volere e violare, non è ovviamente la causa dello stupro. Anzi, la violenza e lo stupro non hanno nulla a che fare con il desiderio e il desiderio sessuale. Perché il desiderio sessuale ovviamente riposa su una concezione che ci dice che reciprocità e consenso sono assolutamente indispensabili. Quindi quello che vi voglio suggerire è che insieme ad altre dinamiche è che
La violenza nei confronti delle donne, soprattutto quando è esercitato in una sfera pubblica, diciamo che sì, è ancora una volta il caso di Genovese, è una performance di genere per gli altri uomini presenti. È qualcosa che non è assolutamente legato al sesso, al desiderio sessuale, al desiderio, al bisogno, all'istinto di avere un rapporto. Concludo veramente che in tutto questo, ovviamente l'ho lasciato un po' da parte, ma è assolutamente centrale, quella che la sessualità che viene praticata è una rigida e normativa eterosessualità che continua a essere riconosciuta come modello di riferimento per il maschio tradizionale, che deve essere continuamente riprodotta e messa in scena. Sono tutte quindi dinamiche, veramente concludo, dinamiche, rappresentazioni che se non hanno una relazione immediatamente causale con l'esercizio della violenza, hanno comunque, secondo me, delle ricadute certamente atroci sulle donne e tutti i soggetti che subiscono violenza appunto di genere, ma costituiscono, lo sappiamo, c'è un'ampia riflessione che fortunatamente si è avviata negli ultimi anni, costituiscono anche gabbie di genere dentro cui gli uomini sono cresciuti e rimangono prigionieri. Allora, prima di passare alle domande, che saranno sicuramente numerosissime, perché gli spunti dati sono molto, molto, molto interessanti, le ultime due slide, che sono un po' la penultima e l'ultima slide, Natasha, che riguardano un po' non una di meno. È un po' per, diciamo, ricordare quello che non possiamo magari fare domani, perché non possiamo fare la manifestazione in queste, la solita manifestazione, la consueta manifestazione a Roma. E, nel 2017, quando c'è stato il primo sciopero nazionale dell'8 marzo, è uscito il piano femminista contro la violenza femminile sulle donne e la violenza di genere di Non Una di Meno. È il frutto di una scrittura collettiva avvenuta in 9 tavole di lavoro che hanno approfondito altrettanti contesti di intervento fortemente intrecciati. Il piano è uno strumento di lotta, di rivendicazione, è un documento di proposta e di azione per costruire una società libera dalla violenza di genere. I capitoli del piano identificano gli obiettivi da perseguire, e cioè sono quelli che nella slide numero 7 elencano le libertà che vogliamo, libere dal sessismo, libere di autodeterminarci, libere di educarci, libere di decidere sui nostri corpi, libere di narrarci, libere di muoverci e di restare, libere di affermare i nostri diritti, libere dalla violenza economica, dallo sfruttamento e dalla precarietà. Bene, Sara, fai tu, guardi tu per quanto riguarda le domande. Sì, visto. C'è Max che ha chiesto: è possibile che già facendo sensibilizzazione nelle scuole si possa in parte prevenire che i ragazzi possano diventare futuri violentatori? Perché nella scuola di una mia amica ci fu un episodio di violenza sessuale, ma la preside e parte dei professori, per coprirsi le spalle, hanno evitato di fare denunce ai carabinieri facendolo passare come una ragazzata. Rispondo alle vedo che sono tantissime, quindi mi perdonerete, cercherò anche di essere un po' telegrafica. Assolutamente sì, sappiamo che c'è un enorme problema legato non tanto all'educazione di genere, ma alla possibilità di introdurre una pedagogia di genere nelle scuole. Vi faccio questa distinzione, se mi permettete, perché l'educazione di genere, nonostante si parli tantissimo di educare alle differenze, eccetera, eccetera, l'educazione di genere, secondo me, è quella che abbiamo costantemente fin da quando nasciamo, da fiocco rosa e fiocco azzurro. Ci educano al genere, lo sappiamo benissimo. Quindi quello che bisogna introdurre, secondo me, in tutti i momenti della formazione è e bisognerebbe formare gli insegnanti soprattutto, è una attenzione specifica, è una sollecitazione ad uscire fuori dalle gabbie di genere.
lo sappiamo che ci sono resistenze rispetto a questo. Da un lato perché ci sono delle resistenze legate al fatto che viviamo in una cultura dove l'educazione di genere va in tutt'altra direzione. Ci sono delle incomprensioni, ci sono delle resistenze fortissime, perché chissà che cosa si fa nel momento in cui si entra nelle scuole per discutere di questi aspetti. Io credo che sia un processo che non è possibile fermare. È un processo in Italia, magari in questo momento c'è un momento di maggiore criticità e maggiore difficoltà, ma è quello di cui abbiamo bisogno, perché nel medio-lungo periodo, posto che nel breve periodo abbiamo bisogno di tutta una serie di strumenti, nel medio-lungo periodo, se vogliamo avviare effettivamente un cambiamento che dia frutti, dobbiamo appunto partire nelle scuole e possibilmente anche nei primissimi anni delle scuole. Già l'università, secondo me, è troppo tardi per cominciare a parlare di queste cose. Purtroppo lo so, Max, che in molte scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università, alcune cose vengono fatte passare come ragazzate o cose poco importanti o cose assolutamente esagerate. Sempre Max dice: il fatto che molti uomini non accettino un no come risposta parte fin da quando sono ragazzi di 12-13 anni. In questo caso, il fatto di non accettare un no è dato da una cultura familiare o dalla cultura del gruppo in cui questi si trovano? Allora, entrambi. Certo che il momento della socializzazione e del confronto col gruppo dei pari, soprattutto nella fase dell'adolescenza, va a rinforzare quei modelli di maschilità di tipo tradizionale. Per i ragazzi, ancora più delle ragazze, è difficile essere trasgressivi. Perché le ragazze oggi sono esposte a diversi modelli. Si può essere donna in molteplici modi. Per i ragazzi, secondo me, proprio perché non c'è stato un movimento maschile collettivo anche di riflessione su questo, è molto più complicato essere trasgressivi, essere eccentrici, perché lo sguardo degli altri maschi è qualcosa che ferisce tantissimo gli uomini. Una ricerca di qualche anno fa fatta negli Stati Uniti interrogava ragazzi e ragazze adolescenti su quali fossero le principali paure. Per le ragazze la principale paura è quella di essere stuprate o violentate. Per i ragazzi la principale paura è essere chiamato frocio. E questo ci dà l'idea anche delle diverse percezioni e delle trappole all'interno delle quali i giovani ragazzi devono agitarsi. Questo giudizio del gruppo dei pari, gruppo omosociale, è assolutamente devastante per le vite di tanti ragazzi e ovviamente costruisce, poi certo ci sono le possibilità, si è esposti a tanti altri stimoli, si sviluppano delle pratiche di resistenza, ma in un'età che è un'età delicatissima, questo sguardo degli altri uomini è assolutamente importante ed estremamente doloroso in molti casi. Grazie. Grazie a te. E Giorgio invece chiede: in che modo il binomio soldi-potere può influire nella narrazione del caso genovese? E quanto ciò potrà influire in un processo per diminuzione di pene e risarcimenti milionari per riparare la vittima? Sul processo non riesco veramente a rispondere. È ovvio che la sua la difesa, in parte sarà una difesa standard, perché da processo per stupro che abbiamo visto tutti, probabilmente ricordiamo, sono cambiate tante cose, ma altre cose sono rimaste statiche. Anche quindi è cambiato sicuramente il linguaggio, è cambiato un approccio che è meno diretto, ma le tesi difensive, nei casi di violenza, tutti i casi di violenza, vanno nella direzione di provare a trovare tutti gli elementi che possano giustificare. E quindi io sono sicura che la tesi difensiva farà molto riferimento a questo binomio successo, soldi, denaro, e farà anche riferimento, paradossalmente ma non tanto, sulla nuova consapevolezza e autodeterminazione femminile. Perché si dirà sicuramente che le donne, le giovani donne, oggi sanno benissimo quello a cui vanno incontro e possono decidere anche
di prendere alcune strade piuttosto che altre. Quindi non so come andrà sinceramente il processo, credo che però, più che nelle tesi difensive, credo che il successo di Genovese potrà avere un'influenza sull'opinione pubblica, che diciamo non è definitiva rispetto alle sorti di un processo, ma comunque contribuisce anche a creare un movimento di opinione che può andare a condizionare, fra molte virgolette, non è questa ovviamente la parola, non tanto magari nella punizione concreta, ma negli sconti di pena. Alvin invece chiedeva, quando devi parlare del tuo caso di stupro, che atteggiamento devi adottare per esporlo? Non è una domanda molto semplice. È una domanda difficilissima alla quale non mi sento di dare una risposta perché ci sono professionisti dei centri antiviolenza che accolgono questi racconti, queste narrazioni. Diciamo che quello che posso sottolineare è la tragicità, se vuoi, del fatto che dobbiamo farci questa domanda, ovvero che un'esperienza assolutamente tragica come la violenza, dobbiamo porci anche il problema di come raccontarlo per renderlo più fruibile, più accettabile, più chiaro. Questo secondo me è assolutamente devastante, perché un racconto di una violenza è un racconto già pesante di per sé. Porsi il problema di come raccontarlo in modo che, fra molte virgolette, perdonatemi l'utilizzo di questa parola, funzioni, renda evidente effettivamente quello che è successo, è veramente complicato. In alcuni casi affinché sia credibile, il problema è veramente questo, io sono d'accordo che questa è una violenza ulteriore a quella che hai subito, perché molto spesso i contesti in cui si denuncia o anche si racconta sono contesti molto ostili, che hanno, sono viziati dal pregiudizio di chi ascolta rispetto a, appunto, alla colpa, alla responsabilità della vittima, no? Che ha sempre una parte nella dinamica, chissà perché le si attribuisce sempre una parte comunque, no? In qualche modo, almeno si punta a farlo, ecco, a proposito di strategie difensive. Io e credo poi quando questo si chiede, un po' per tornare alla normativa, perché le donne non denunciano, questa attenzione parossistica alla necessità di denunciare sempre e comunque, uno dei motivi per cui non si parla della violenza, non si denuncia la violenza, è esattamente questo. Il timore di non essere creduta, o il timore di affrontare un percorso assolutamente accidentato come ancora oggi un procedimento penale. Credo che Angela voglia prendere parola, vedo una manina alzata. Sì, se posso. Vai Angela, vai. Non ho una domanda da fare o da condividere, un'angoscia che mi viene dal ragionamento che ha fatto Giovanna e che mi fa ripensare un po' al, tra l'altro, un lavoro che stamattina facevamo in una classe insieme ad Albalì, nel parlare con i ragazzi delle nuove forme di violenza. E questo ragionamento che ha fatto Giovanna su, come dire, questo spostamento del conflitto, dello scontro fra i sessi sul terreno della sessualità, che non è, diciamo, una cosa nuova, ma che sta assumendo delle forme cruenti. Noi parlavamo oggi di stupro virtuale, appunto di diffusione di immagini intime non consensuali. Ripensavo a delle immagini della pubblicità che ci mostrano come l'affermazione del potere maschile in effetti si sposta fortemente, viene rappresentato in quella sfera lì. E allora la mia angoscia è, come dire, che depongo qui, forse così poi vado a letto un pochino più sollevata, è, come dire, che cosa ci aspetta, perché man mano che
noi donne ci conquistiamo degli spazi di potere, poi diciamo il contraccolpo ci arriva in quella dimensione lì. E lo trovo una cosa terrificante se, come dire, la direzione è questo, cioè, ecco, no, diciamo che il tuo ragionamento mi ha come spalancato, le intuivo queste cose, riesco a registrarle fenomenologicamente come se non me le fossi viste ancora fino ad oggi in una prospettiva futura di intensificazione. Così come in questo momento me lo sto immaginando, quindi niente, mi pare che abbiamo da lottare tanto e con un'energia ancora più vigorosa e più determinata. Tutto qua, avevo bisogno di condividere questa cosa perché mi fa anche palpitare il cuore. Io ti ringrazio moltissimo, io sono ottimista, devo dire. Forse perché sono costretta ad esserlo e perché soprattutto in questo periodo è necessario esserlo. Io però sono ottimista, come secondo me possono essere ottimiste tutte le persone che lavorano con i giovani e le giovani. Perché il cambiamento si percepisce, è molto difficoltoso, è molto complesso. Insomma, i contraccolpi sono veramente dietro l'angolo, ma nella relazione, che è una relazione che poi si svolge in maniera individuale, collettiva, nel privilegio che noi che insegniamo abbiamo di relazionarci con giovani donne e giovani uomini, il seme del cambiamento lo vediamo. Io non dimentico mai, ogni volta che mi rapporto con i ragazzi e le ragazze nelle mie classi, perché ho il privilegio non solo di fare il lavoro più bello del mondo, ma di insegnare delle cose fantastiche che mi danno anche una prospettiva immediatamente politica. E io lo racconto sempre questo. Certo che vedo la forza delle giovani donne, la consapevolezza, la sicurezza anche di sé, forse anche nell'ingenuità di quello che le aspetta, perché le ragazze a 18, 19, 20 anni, che è l'età con cui io mi confronto, hanno anche un approccio alle questioni di genere, di pari opportunità, estremamente critico. Nel senso che dicono, abbiamo ancora bisogno di... Certo che io mi sento libera, emancipata, mi sento uguale ai miei coetanei, eccetera. Poi c'è sempre qualche voce, magari di qualche studentessa più adulta, che dice, ah, arrivate a 30 anni, poi li troverete i problemi. Ma soprattutto io comincio già da qualche anno a vedere il senso di liberazione che attraversano i giovani uomini. Quando parlo di alcune cose, certo non tutti, adesso non voglio dirvi che i miei corsi sono il momento liberatorio, però no, parliamo sempre anche di percorsi che possiamo riconoscere come individualizzati. Però lo sguardo di sollievo, quando questi giovani maschi sono esposti ad alternative che magari loro non avevano incontrato, è veramente riconoscere, mentre le ragazze sono già liberate in un certo senso, con tutte le problematiche che questo assume, è proprio vedere il percorso di la scoperta che un altro mondo è possibile nei volti di questi ragazzi. Quindi questo mi rende ottimista. C'è tantissimo da lavorare. Poi la Vingelli magari fa mediocremente o discretamente il suo lavoro, ci sono eccellenti colleghe e colleghi in tutte le scuole di ordine e grado che fanno dei lavori assolutamente eccezionali e dobbiamo rendere insomma questa forma di resistenza, perché in questo momento parlo di resistenza perché siamo in un momento fortissimo di backlash, di contraccolpo, dobbiamo renderlo anche più formalizzato attraverso una rete tra di noi, nella consapevolezza che possiamo certo rivolgerci alle istituzioni, dobbiamo continuare a rivolgerci alle istituzioni perché il cambiamento deve essere anche cambiamento istituzionale, ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che l'attivismo è fondamentale quando parliamo di queste tematiche, perché per smuovere il cambiamento sociale
i movimenti sono assolutamente necessari. Ve l'ho detto in maniera molto confusa, ma insomma è un po' di stanchezza. Se non ci sono altre cose, insomma, io stiamo preparando una chiusura speciale con Alba Lisa. Lasciatemi dire che quest'ultima suggestione è molto interessante. Consigliamo vivamente percorsi di educazione, elaborazione, scherzo, transfemminista, femminista agli uomini. Diciamo, questo lo dico perché credo che potrebbe essere interessante, perché io credo nella liberazione possa partire da farsi in movimento, perché anche questo mi sembra un messaggio molto interessante, che l'esperienza degli uomini non è un'esperienza collettiva come quella delle donne femministe e transfemministe, che è un'esperienza, diciamo, di condivisione di percorsi di elaborazione. Quindi probabilmente, ecco, questa è una nuova frontiera, diciamo, da esplorare. Ci sono grandi esempi in questo senso di lavori preziosi che si fanno da anni. Noi abbiamo avuto Stefano Ciccone qui e domani faremo un incontro altrettanto interessante su questo tema, quindi stiamo lavorando anche per approcciarci a questa nuova dimensione. Abbiamo pensato con Alba Lisa di concludere questo bellissimo incontro, per cui voglio ringraziare tantissimo la professoressa Giovanna Vingelli, che è stata super esaustiva e stimolante, credo di aver interpretato il pensiero di molti in questo momento, e quindi andrà assolutamente rigustato questo laboratorio, secondo me riascoltato per fare nostre molte cose. Ringrazio tantissimo le compagne di Nuna di Meno Siena, Sara Romano e Rossella Zuffa, per l'ottima conduzione. Ad Alba Lisa Sampieri, in apertura come in chiusura, l'onere e l'onore di regalarci una sorpresa. Ecco. Sì, anch'io voglio ringraziare Giovanna perché ci ha guidato in un approfondimento, direi proprio indispensabile, indirizzando il nostro sguardo davvero in tante, tante direzioni. Vorrei chiudere questo incontro con le parole di una poesia, parte di una poesia scritta da una poeta che penso che conosciate, Audre Lorde, che ha sfidato razzismo, omofobia, sessismo, classismo e ci ha insegnato a trasformare il silenzio in linguaggio e in azione. A me piace molto questa cosa perché comunque, anche come diceva Giovanna, l'impegno, la lotta sono fondamentali. Mai vittime, mai più vittime. La poesia è una tra le più note, è un pezzetto della poesia e si intitola Litania per la sopravvivenza. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad aver paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, con questa illusione di poter essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per noi tutte non era previsto che sopravvivessimo. E quando il sole sorge abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura che forse non si alzerà domattina. Quando siamo amate abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo, abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che sopravvivessimo. Bellissimo, bellissimo. Questo è a tutte noi, davvero. Una bellissima dedica a tutte noi. Grazie davvero di essere state con noi. E alla prossima, a domani, stessa ora, stesso canale. Insomma, siamo qui. Grazie del regalo che mi avete fatto di permettermi di stare con voi. Grazie a te, grazie a te Giovanna, grazie.